Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma non di quelli che vi aspettate. Visto che sono appena uscite le recensioni di Super Mario Bros. Wonder, in questo video ricchissimo vi dirò la mia proprio su New Super Mario Bros. Anche io riceverò il gioco al day one, ma nonostante questo ci tenevo a celebrare questo importantissimo giorno parlandovi di uno dei capitoli più controversi della serie dei Mario in 2D. E forse controverso non è neanche l'aggettivo più giusto, perché New Super Mario Bros. Per DS è stato un gioco molto apprezzato al lancio, ma di cui nel corso degli anni si è parlato sempre meno e sempre con meno entusiasmo. Cerchiamo quindi un po' di riscoprire questo gioco che secondo me merita tantissimo, scoprendone la genesi, i traguardi e anche la pesante eredità. Prima di tutto però, se video del genere vi piacciono e vorreste vedere altri approfondimenti sui platform in 2D di Mario, l'invito è come al solito di mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Potete supportare il canale come meglio credete, anche con un piccolo gesto come un like o un commento. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Per capire l'importanza di New Super Mario Bros. Bisogna innanzitutto contestualizzarlo storicamente. Tra la seconda metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000, l'attenzione di Miyamoto e di Nintendo si spostò interamente sulla creazione dei platform di Mario in tre dimensioni e le avventure 2D dell'idraulico italiano subirono uno stop non indifferente. Ovviamente le produzioni classiche continuavano a uscire, ma molto spesso il nome di Mario veniva utilizzato per spingere le vendite di titoli che altrimenti rischiavano di passare inosservati. Ed è per questo che Super Mario World 2 o Super Mario Land 3 in realtà non sono dei giochi di Mario, se non nel sottotitolo. Mentre quindi mascotte del calibro di Wario, Kirby e Donkey Kong avevano portato avanti le sperimentazioni di genere, l'apice del platform 2D era stato toccato con Super Mario World tra il 1990 e il 1991 e l'anno seguente il Game Boy aveva visto l'arrivo di Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Un titolo che per quanto imponesse nuovi standard qualitativi per la portatile di Nintendo, era ben lontano dalle ambizioni e dalla portata rivoluzionaria del gioco per SNES. Se andiamo a vedere le date di pubblicazione giapponesi, ci renderemo conto che tra l'uscita del primo Super Mario Bros. E la pubblicazione di Super Mario Bros. World, passavano solo 5 anni, un periodo in cui furono pubblicati ben 4 titoli, ognuno capace di innovare e anche rivoluzionare un genere in continua crescita. Ma tra il 1992 e il 2006, 14 anni, la cosa più simile a un nuovo Super Mario che si è vista sono state le riproposizioni su GBA dei grandi classici, con i nomi però completamente scombinati. Ed ecco quindi il primo fondamentale ruolo e anche merito di New Super Mario Bros. Per DS. Quel New non era messo a caso, anzi, il titolo avrebbe rappresentato il nuovo corso di uno dei brand videoludici più famosi di sempre, il punto d'inizio per una nuova generazione di videogiocatori, e proprio per questo le aspettative erano altissime. L'ideale sarebbe quello di riuscire ad accompagnare il lancio di una console con un nuovo gioco di Mario, e il compito di scortare la pubblicazione del DS, avvenuta in Giappone nel 2004, fu affidato al remake di Super Mario 64, ma già dalle 3 di quell'anno fu presentato il concept che poi si sarebbe trasformato in New Super Mario Bros. Trovo sempre molto affascinante immergersi nella ricerca e nello studio di materiale pre-release e beta footage, perché è uno dei modi più lampanti per rendersi conto di come i progetti evolvono in corso d'opera. Se esaminiamo i primi trailer, screenshot e anche le demo che si sono susseguite fino al 2006, noteremo che già dal 2004 il concept alla base di New Super Mario DS era ben saldo, nonostante poi sia stato rielaborato e rifinito più e più volte. Anzi, è chiaro come in realtà Super Mario 64 DS abbia svolto principalmente la funzione di fornire la base su cui incentrare la principale novità del titolo. New Super Mario Bros. Accoglieva per la prima volta la grafica poligonale, pur inserendola in un contesto bidimensionale, in un'impostazione che oggi viene comunemente definita 2.5D. Pensate che inizialmente erano molti di più gli elementi poligonali che poi sono stati sostituiti con degli sprite in 2D, come ad esempio i modelli dei nemici,
denti, probabilmente per non appesantire troppo l'hardware del DS. Questo nuovo mix di 2D e 3D imponeva innanzitutto un radicale cambio estetico, con un art style che abbandonava la pixel art in favore di un più moderno 3D. Se al tempo di sicuro sembrava la scelta più ovvia, soprattutto per mettere in evidenza le potenzialità della console portatile, non è detto che si tratti di una scelta vincente in assoluto. Sono sicuro che in tanti, proprio come me, preferiscono a mani basse la pixel art, anche se ormai siamo abbastanza lontani dall'epoca del DS, dal poter guardare alla sua grafica poli con un senso di nostalgia che identifica con estrema precisione un'epoca che ha segnato infanzia o adolescenza di tanti giocatori. Nonostante lo stacco netto rispetto al passato, l'art style cerca di ricreare l'identità visiva dei primi Super Mario Bros, con colori vivaci e texture molto semplici. Agli elementi classici si aggiungono new entry come nemici inediti, che in certi casi mi ricordano da vicino gli artwork di Super Mario Land, e anche due nuovi temi dei mondi, il quarto è infatti basato su una foresta velenosa, mentre il sesto su di una montagna rocciosa. Per carità, nulla di sconvolgente, però è innegabile che questo titolo, pur appoggiandosi largamente sui giochi passati, abbia un'identità estetica molto distinguibile, che nel corso degli anni impareremo ad apprezzare e anche forse un po' odiare. Questo comunque è merito anche della nuova colonna sonora di Koji Kondo, così riuscita che fa ballare tutti, ma proprio tutti. Il passaggio a modelli poligonali non è però solo un vezzo estetico, ma ha permesso di lavorare tanto sulla fisica di gioco partendo dalle animazioni. Rispetto ai Super Mario Bros. Classici, ho sempre trovato il New più scivoloso, non so bene come definirlo, il ritmo è leggermente più lento e sembra esserci meno forza di gravità. Al tempo stesso però il moveset di Mario non è mai stato così vario e anche in questo caso riprende a piene mani da quelle che erano le abilità di movimento di Super Mario 64, che ancora una volta si conferma come uno dei giochi più influenti di tutti i tempi, anche all'infuori del genere dei platform in 3D. Mario ora può effettuare wall jump, schianti a terra e salti tripli, aggiungendo parecchia varietà al gameplay. Tornano anche dei power-up classici e la possibilità di metterli da parte, proprio come in Super Mario World, a cui si affiancano tre nuove trasformazioni. Il Mega Fungo è un po' la star del gioco, si tratta della feature presentata come principale, il primo power-up che si incontra nel livello 1-1, ed è così importante tanto da occupare anche la copertina dell'edizione americana del titolo. Ma come ho già detto più volte, per me si tratta di una trovata carina, che però esaurisce tutte le sue potenzialità dopo il primo utilizzo. Uno spettacolo di distruzione fine a se stesso, a cui purtroppo non è stata data la possibilità di evolversi in qualcosa di più complesso. All'opposto invece, il mini fungo è quasi difficile da considerare un power up, visto che rende la vita molto più difficile. Una volta minuscoli, il salto diventa quasi incontrollabile e si perde anche l'abilità di uccidere i nemici saltandogli in testa. Un singolo colpo tra l'altro può uccidere Mario o Luigi, di contro ci si può intrufolare negli spazi angusti e si può anche camminare sull'acqua. La vera utilità di questa trasformazione è in realtà estremamente circoscritta ed è più che altro una vera e propria sfida. Sconfiggendo i boss dei mondi 3 e 5 in versione mini, è possibile accedere ai due mondi segreti del gioco. E poi abbiamo il guscio blu, anzi Tarta Mario, forse uno dei power-up più divisivi di sempre. C'è chi lo ama e chi invece proprio non lo sopporta. Io penso di essere un po' nel mezzo, ma sbilanciato verso il secondo gruppo. L'idea di un power-up che garantisce una sorta di invincibilità dagli attacchi nemici e permette di attraversare rapidamente gli stage è affascinante, ma ho sempre trovato abbastanza ingestibile il movimento in modalità guscio, che si attiva tra l'altro semplicemente correndo. Insomma, si tratta di idee carine ma con ampio margine di miglioramento. Secondo me, dal punto di vista dei power up, si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Quello che trovo invece veramente geniale e che è uno dei punti di forza del gioco è il level design. I mondi non sono tantissimi e i livelli non brillano certo per longevità, però c'è da dire che ognuno di questi ha un'identità ben precisa e si vede che ogni sezione è stata studiata con cura. Non parlo tanto di grado di sfida, sempre tarato verso il basso, ma più che altro di varietà di situazioni e inventiva generale. Ecco, la parte difficile e intrigante è proprio scoprire segreti, passaggi nascosti e soprattutto le tre monete stella presenti in ogni livello. Dopo il tentativo non riuscitissimo dei gettoni drago in Super Mario World, questa volta il completismo in New Super Mario Bros. Assume una dimensione ben più definita, visto che le monete sono necessarie per sbloccare livelli e passaggi nella
world map. Non a caso si tratta di un elemento che diventerà uno standard dei Mario in 2D. Un'altra cosa da mettere in primo piano per quanto riguarda il design generale è la presenza dei boss. Mentre i mini boss vedono il riciclo dello scontro con Bowser Jr., lo scontro finale di ogni mondo è caratterizzato da un nemico con pattern unici. Per me si tratta di momenti molto ispirati che a volte ripescano dei volti storici dell'universo di Mario, ed è un vero peccato che tutti i seguenti New non abbiano saputo usare allo stesso modo. O forse questo è un pregio, dipende da che prospettiva lo guardate. Invece si sarebbe potuto osare molto di più con il secondo schermo, che è relegato a semplice mappa, sia dell'overworld che del livello. Con il touchscreen permette di spostarsi tra i mondi o di utilizzare il power-up di scorta. Ci sono delle intuizioni carine, come il passaggio di schermo quando si va nei sotterranei, o il bye bye quando si mette la console in sleep mode, ma da un titolo così importante c'era da aspettarsi la capacità di sfruttare a fondo le feature uniche della console, che qui rimangono largamente inutilizzate. Un vero peccato. Ma anche qui arriva in soccorso Super Mario 64 DS, visto che l'altra metà dell'esperienza è di nuovo rubata al remake, visto che la campagna single player viene arricchita da una collezione di minigiochi in gran parte visti sul 64. Si tratta di minigiochi molto semplici ma in grado di catturare, soprattutto quando in ballo c'è la combo definitiva. Si è giovani, si ha molto tempo da perdere e si ha pochi giochi a disposizione. Insomma, sono sicuro che molti di voi avranno imparato a giocare d'azzardo grazie a Luigi. Trovo affascinante in ogni caso l'aver ripescato il concept che aveva attraversato le riproposizioni su GBA nel tentativo di proporre un gioco nel gioco, e il New Super Mario Bros. DS a livello di contenuti presenta uno dei pacchetti più completi di sempre, a cui si aggiunge anche una modalità multiplayer wireless a due giocatori, Mario vs Luigi, che era veramente avanti con i tempi ed è un peccato non sia stata riproposta. Insomma, per essere il 2006, per essere stato pubblicato su DS e per essere il primo gioco di Mario che arrivava dopo anni di attesa, New Super Mario Bros. Non deludeva affatto le aspettative. Non è un caso che sia diventato il gioco più venduto di sempre sulla console col doppio schermo. Sappiamo tutti però qual è il vero problema di New Super Mario Bros. Il suo più grande difetto è che Nintendo, da questo punto in avanti, non ha saputo rinnovare minimamente la serie The New, e quello che poteva essere un interessante template è stato trasformato nello stampino con cui sono stati costruiti altri tre giochi a suon di ricicli su ricicli. E l'entusiasmo con cui è stato accolto Wonder nasce proprio da quasi due decenni di stallo creativo totale, in cui anche le intuizioni più geniali sono venute a noia. Però non vorrei che questo fattore diventasse il tratto distintivo di un gioco che ha avuto tanti meriti, ma anche un'eredità non proprio brillante. E spero che questo video renda un po' giustizia a New Super Mario Bros. Un tempo, un nuovo inizio, oggi un gioco da rivalutare. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere del Super Mario del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi, mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo Wonder tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro New, Michele DS, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...